La cosa eccezionale nel messaggio, diciamo nella comunicazione che ci è arrivata da parte di Caroli, Gianni Caroli, è veramente di una portata fenomenale, perché creerà uno sconquasso assoluto, cioè una traslazione diametrale da una parte all'altra, cioè da un controllo del Mediterraneo da parte degli americani e un controllo del Mediterraneo da parte dei russi e dei cinesi. Cioè, ma d'altronde era fatale. Sì, ma è. Era fatale. È una cosa che a dirla solo 6 mesi fa uno sarebbe stato preso per pazzo scatenato. Vabbè, però tu devi ammettere, e lo dico senza falsa modestia, che queste cose io le prevedevo da tempo. Sì, però. Perché ci vuole poco a capirlo. Quando entra in crisi un sistema, e questo sistema verrà analizzato dagli storici, tutte le operazioni di carattere economico-finanziario, soprattutto finanziario, che sono partite dall'ambiente di lor signori che si sono insediati nel mondo atlantico, erano i colpi di coda di una crisi che per gli Stati Uniti era già evidente. Questo è tutto da collegarsi, ecco perché hanno accettato di mettere un negro a capo della Repubblica, della loro Repubblica, perché era quello che doveva sancire la sconfitta. È semplicissimo, se noi facciamo il paragone con la crisi dell'impero romano è la stessa cosa, le stesse persone che non riescono a capire che devono mollare, devono arretrare, ad esempio parliamo di una qualsiasi cosa, parliamo del limes imperiale negli anni 300, che negli anni 300 dopo Cristo avessero incominciato a capire che valeva la pena di restringere un po' il limes, magari abbassare il fallo Adriano, tanto per dirne una. L'avevano capito perfettamente, tant'è che avevano fatto i due Cesari e i due imperatori. Questo è stato, cioè, esattamente, esattamente, questa è stata la necessità, attenzione, questa è stata la necessità di affrontare il problema in termini umani, certo. In termini umani, cioè eliminare elementi di conflittualità tra gruppi di potere interni, ma non ai fini del controllo di una struttura talmente grande che era incontrollabile. Così come che l'imperialismo americano, io potrei citare, farti vedere qui decine di libri, no? Relativi all'imperialismo americano, ma scritti negli anni 40, perché già si delineavano le linee di tendenza di questo imperialismo. L'ultimo è questo stronzo qui, è stato l'ultimo decadente, eccolo qua, l'ubriacone. L'ubriacone, l'ultimo decadente che le ha sparate tutte. A chi la potremmo paragonare? A quegli imperatori tipo quegli imperatori, quel cacchio non mi viene il nome, sempre del 300, del tardo 300, mi viene il nome Vitaliano, ma non è Vitaliano il nome, Valente, Valentiniano, Valentino, Valente, Valentiniano, questi qua. Valente, tutta la serie dei Valente, Valentiniano, Valentiniano. Esattamente, tra cui uno prese il sacco delle agnate oltretutto, capito? Allora, è la stessa cosa, allora questi non lo vogliono capire, eppure, contrariamente al passato, e mi riferisco all'impero romano, c'erano studiosi, no? Tipo Ledin, che venne in Italia a studiare l'impero romano, tipo soprattutto Luttwak, che è stato un grande studioso della crisi dell'impero romano e che l'ha sempre detto, cioè arriva un momento in cui non ce la fai più, non puoi più controllare i confini.
e l'America in questi ultimi 20-30 anni non ha fatto altro che fallire nel tentativo di controllare i confini. Certo, no, sono pienamente d'accordo, l'avevamo già escluso. L'abbiamo detto più di una volta. Sì, l'abbiamo detto più di una volta. L'abbiamo ampiamente escluso il tema, quindi direi di... Aspetta un secondo che mi sta chiamando Giuseppe. Sì. Dimmi Giuseppe, sto parlando su OVO con l'amico Orazio. Sì. Va bene, ciao. Quindi no, io ecco direi, perché no, io direi di andare nel... Ecco perché io dicevo che avevo previsto questa cosa contro i tanti che continuavano a ipotizzare e temere chissà quante cose che sarebbero partite da loro signori. Siccome però i politicanti di Israele conoscono i fatti, hanno preso subito posizione. No. Lieberman di recente ha dichiarato per Israele è importante trovare un nuovo alleato e vedi caso che cosa ha fatto Netanyahu, è andato a Mosca. Allora ti devo dire alcune più chiaro di così. Certo, allora bisogna dire dare una serie di elementi di valutazione che sono dati inconfutabili, e cioè ci sono circa 7 milioni e mezzo di abitanti a Israele. La maggior parte, oltre il 60%, viene dai paesi dell'ex Unione Sovietica. Quindi ma infatti anche questo io l'ho commentato, perché tempo fa mi fu proprio detto in maniera molto chiara che la questione era una questione in termini proprio di popolazione. Questa è stata la vera ragione per cui Stalin accettò l'idea, perché questo cambiamento di posizione di Stalin, no? Che era un cambiamento, Stalin aveva sempre contrastato la nascita dello Stato di Israele, a un certo punto ha cambiato perché ha visto, oltretutto, la questione in termini nazionali e nazionalistici, né più né meno di come lo facevano i nazisti, perché i nazisti stessi videro nella Palestina il luogo dove mandare i loro ebrei, ma attenzione, che parlavano tedesco, perché alla fine quello che conta di più è la lingua, perché con la lingua che tu riesci a intenderti. La lingua e la cultura. Perché quando tu condividi la patria di nascita e fai gli interessi dovendo scegliere qualcuno all'estero da appoggiare, appoggi la tua nazione di discendenza. E appunto, e questa è la vera ragione per cui Stalin disse sì, mandiamoli lì che creiamo una testa di ponte, e quella sarà sicuramente la testa di ponte, certo, della russificazione di una zona del Medio Oriente. Esatto, ma fammi fare un discorso concluso. Fallo. Io volevo dire, tutto quello che tu hai detto perfettamente assonante con quello che penso io, è da vedere che c'è una situazione molto ambigua e frastagliata in Israele. Ti spiego. Allora, da alcuni anni non c'è immigrazione, particolarmente sempre dalla Russia verso Israele, ma contemporaneamente con questa fase di guerra latente che ormai va avanti da 3 o 4 anni e che continua a essere una situazione invivibile, perché quando tu c'hai buona parte delle risorse destinate alla guerra o alla guerra non combattuta, ma comunque agli armamenti, e poi ti partono i 15 miliardi di dollari, i 15 miliardi di dollari di aiuti degli Stati Uniti da 2 anni, non glieli danno più perché stanno con l'acqua alla gola fuori dagli Stati Uniti. Cioè, tutti questi elementi incidono anche nella vita
sociale e quotidiana della gente. Ma ci devi mettere anche l'incertezza giornaliera che vivono queste persone, perché vivono sempre con la spada di Damocle, che questi palestinesi che subiscono le peggio cose, però fanno vivere gli israeliani in una costante minaccia di un attentato che può avvenire quando meno se l'aspettano. Certo, è esattamente questo stato di tensione continua che stressa le persone normali, tant'è che da circa 3 anni tutti gli anni c'è una contromigrazione, 35.000 persone certo. Se ne vanno via dalla Palestina, da Israele. E certamente, capito? Certamente. Questo sta a dire che c'è una situazione di vissuto giornaliero drammatica, anche per gli israeliani. Ma soprattutto gli israeliani, la maggioranza degli israeliani sono favorevoli a un accordo con i palestinesi, sono favorevoli certo. A cercare di trovare una forma di integrazione o la realizzazione dei due stati che si dice ormai da sono i governanti, certo, capito? Certo. Eccoli qua, sono loro che li costringono a star lì. Gli israeliani, le persone normali, quelle che vivono la vita tutti i giorni come noi, sono persone per bene, sanno benissimo certo. Che per vivere lì loro hanno dovuto fare un'usurpazione. Non solo, ma che moltissimi sono, li hanno mandati lì con la truffa, facendogli credere che sarebbero andati negli Stati Uniti certo. E poi invece li hanno mandati lì, lo certo. So perfettamente. Certo, quindi sono anche loro vittime di un raggiro internazionale dovuto a sì. mille concause che non è il caso qui di esaminare. Certo. Volevo affrontare il tema, diciamo, sotto il profilo italiano, e cioè, allora, tieni presente che già la Russia ha la base navale a Latakia in Siria. Tieni presente che se Netanyahu prende il potere e l'amico se ne va a fare in culo, Shimon Peres se ne va a fare in culo, la situazione di tensione con i paesi limitrofi, in particolare con la Siria, che da questo accordo ricaverà praticamente l'abbandono del sostentamento, del sostegno da parte di Israele delle due fazioni dei cosiddetti ribelli, no? Che in realtà sono... Ormai sono stati completamente abbandonati. Sono mercenari che oramai dagli Stati Uniti sono tenuti in piedi solo perché... I sauditi, cioè la dinastia, certo. Teme il calcio di ritorno, perché nel momento in cui scompaiono questi lazzaroni, la botta gli arriva di ritorno a loro, certo. Ed è una botta molto grossa. Certo, questo è sicuro. Oggi i tagliagole che stanno in Siria, quei pochi che ne sono rimasti, stanno lì e soprattutto per fare la prima linea di difesa dell'Arabia Saudita. Sì, sì. Ma quindi ecco, da una parte con questo accordo si risolve la guerra siriana per diciamo depauperamento del sostegno verso i cosiddetti ribelli. Dall'altra forse entro breve si riesce a sanare questo cancro epocale della apartheid palestinese lotta continua da parte. Ci vorrà del tempo in ogni caso. Ci vorrà del tempo in ogni caso. Non credo molto, perché ormai tutto quello che era da prevedere, tutto quello che era da studiare, da mettere sotto l'analisi di una verifica di fattibilità è stato fatto da tantissimi anni, da almeno 20 anni, e quindi è possibile
già non appena prende il potere un governo che decide diversamente da Shimon Peres sicuramente si sì, potrà... ma deve avere i poteri veri, non è uno scherzo. La maggioranza del paese sicuro. Lì ci sono i falchi contano di più della maggioranza del paese, è ovvio, perché non sennò non sarebbe quel paese lì. Però purtroppo, questo purtroppo è vero, però speriamo insomma, che le cose lì davvero vadano, anche perché se subentra l'alleanza con la Russia, stai tranquillo che la Russia manda i suoi apparati spionistici lì dentro Israele e farà una bella piazza pulita, stai tranquillo, su questo ci puoi scommettere. Io queste cose non le penso, per cui lasciamo lì, non le vedo. Queste soluzioni non le vedo, Tutto questo detto e premesso, c'è un discorso di ingerenza su un'area politica e geopolitica, quindi se gli Stati Uniti arretrano perché ormai hanno esaurito le loro risorse e stanno al fallimento più totale, sia economico, sia sociale, sia culturale, eccetera, ormai sono in pieno blackout. Il discorso è diverso per i russi. I russi stanno vivendo la loro fase espansiva dopo aver subito il crollo del muro di Berlino e il crollo dell'economia e il crollo della socialità, della politica, eccetera. Tentativo di conquista da parte di loro signori, oltretutto, lo devi mettere sempre questa questione. Gli oligarchi, la questione degli oligarchi non è stata roba da poco. Ricordiamo sempre infatti che gli agenti sul territorio mondiale di loro signori sono sempre stati gli Stati Uniti a partire dal 1912, quindi altro che 12. Anche prima, anche 1898. No, ci fu l'operazione dei cosiddetti pogrom indotti, no, per danneggiare l'immagine dell'impero zarista, ma soprattutto per costringere parte degli ebrei russi ad andare in America, dove avrebbero costituito l'ossatura della lobby ebraica negli Stati Uniti, che è molto importante. Certamente. Ma allora io invece volevo vedere tutto questo scenario che si sta rivoltando completamente. Che cosa può indurre come conseguenze anche in Italia? Perché un cambiamento di linee di governo, e a questo punto ti rispondo subito. La fase di stallo del governo italiano, che sono anni che fa finta di fare questo e quello ma non fa assolutamente nulla, il fatto stesso di avere accorpato le due pseudo ali di questo schieramento politico post bellico, parlo post 1945, qui c'è stato un governo di coalizione fra la destra e la sinistra, perché era un governo in attesa di vedere il da farsi in conseguenza della crisi americana, è evidentissimo. Sì, allora il discorso però adesso cambia, perché mentre questi cialtroni che abbiamo al governo adesso, che avevamo diciamo con una identità leggermente diversa con Monti, ma più o meno analoga, seguono il carro della Troica, cioè seguono il carro della Troica, che a sua volta è un carro che deriva dall'accordo sionistico americano. No, di spartizione. A me sembra a questo punto che questo governo sia un po' il governo stile Arlecchino, servo di due padroni. Sì, certamente. Vecchia tradizione italiana, arlecchinesca. Certamente. La cosa appunto che dà molto da pensare e da pensare bene, dal nostro punto di vista, è questo incontro che ci sarà domani, se è vero che ci sarà, con Francesco I, cioè questa è una cosa incredibile, certo. Cioè veramente questo incontro sarà foriero di una marea di cambiamenti, primo fra tutti del crollo del governo attuale, sì. Perché il governo attuale sta in piedi solo perché lo vogliono tenere in piedi, a tutti i costi, lo tengono in piedi
perché devono andare a rubare gli ultimi gioielli di famiglia. Perché non solo, ma adesso vogliono anche vendere, le poche quote pubbliche rimaste della Banca d'Italia. Sì. Ho sentito. Vogliono vendere anche quelle quote lì, capito? Sì. Cioè questi qui, mentre da una parte assecondano i desideri di loro signori, privatizzando e tutte queste cose qua, dall'altra però nicchiano perché sono in attesa di vedere quello che gli viene detto da Putin, dal Papa e da quant'altri. Io non vorrei escludere, io non escluderei una presa di posizione netta del Papa, ad esempio, che esce in San Pietro e attacca pesantemente il potere finanziario. Sarebbe ora, visto che i preti sono stati sempre pappe ciccia con gli ebrei, da questo punto di vista, come noi abbiamo ampiamente dimostrato nei nostri video. Ci potrebbe stare tutta questa riflessione, sì, perché noi non sappiamo esattamente che posizione hanno preso i gesuiti, perché avendo scardinato un iter che era ormai consolidato di rotta stabilita dal Vaticano II di Giovanni XXIII, è probabile che si siano resi conto che questo volemos bene messo in piedi da Giovanni XXIII creava problemi di identità anche al cristianesimo, alla Chiesa romana, perché questo voler fondersi con tutti gli altri religioni principali rendeva, con ovviamente le cosiddette eresie tollerate, perché ormai esistono da tanti anni, da secoli e secoli, però è una modalità che evidentemente ha portato a i credenti cristiani ad avere oramai dubbi su tutto, dubbi sull'esistenza. Era ora. Certo, e probabilmente questo Papa sta cercando di riacquistare credibilità e infatti gode di una grande stima da parte dei credenti e dei non credenti. Proprio è tutta pubblicità. Noi no. È tutta pubblicità. Noi no, ovviamente abbiamo denunciato, però io parlo in senso generale. E quindi in questo senso qua, lui sta cercando di portare a compimento e dirigere la rotta verso un qualcosa di diverso. Si tratta adesso, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, vedremo che intenzioni ha, poi in base alle azioni che farà. La cosa però che domani incontrerà Putin è davvero sconvolgente, non tanto per Putin, perché Putin sta facendo il suo gioco, è chiaro il suo gioco, lui vuole far diventare la Russia una delle grandi potenze mondiali in accordo, l'accordo con tutte le grandi altre nazioni al mondo, in una formula di collaborazione all'esterno dei grandi contenitori tipo il Fondo Monetario Internazionale, l'ONU, eccetera, creati dagli americani. Ma questi sono tutte queste creazioni, che sono tutte creazioni americane, sono avvenute in America su input americano in funzione di una vittoria del 1944-45 che era una vittoria esclusivamente americana, sono destinate a crollare, perché sono tutte punti di base, tutti, come dire, contrafforti, sono torrioni che il potere economico finanziario americano aveva posizionato in giro per il mondo. Tant'è vero che a dirigere il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Banca di compensazione di Basilea e quant'altro, sono tutti personaggi che sono tutti i loro signori. Però anche questa crisi noi l'abbiamo già incominciata a vedere con quella invenzione per defenestrare, no?
Lévi-Strauss, che è stato defenestrato proprio perché tentava di uscire un po' dagli schemi, aveva con molta intelligenza capito che l'aria non era più quella di prima. Quindi sono tutte cose che sono destinate a scomparire o a cambiare. E quindi qui ci troviamo appunto di fronte a un ulteriore sovvertimento dell'ordine mondiale. Certamente. E quindi, essendo, come detto te ieri sera, una situazione oramai arrivata alla fase iperbolica, alla fase della rivoluzione effettiva, nel senso vero del termine, cioè non c'è più una cronicità dei tempi, ma c'è una super cronicità dei tempi, cioè i tempi stanno accelerando, e quindi adesso ci troveremo di fronte a un'evoluzione in questo senso di gestione del Mediterraneo da parte della Russia e non più dell'Inghilterra o dell'America, certamente, che porterà sicuramente degli sconvolgimenti notevolissimi anche qui da noi, e quindi potrebbe essere la base su cui cercare di instaurare dei rapporti di collaborazione fino adesso con i russi da parte di noi gruppi di... Ma d'altronde, guarda che Berlusconi proprio adesso, mi hanno comunicato che proprio adesso in una TV non di quelle importanti, ma in una TV collaterale, insomma, seguita da molte persone, si stava dicendo proprio oggi, adesso, in queste ore qui, che Berlusconi è stato attaccato pesantemente perché già nel 2011 aveva iniziato le trattative per uscire dall'euro. Certo, quindi certo. È chiaro. No, ma questo è noto, insomma, si sapeva. Però ecco, il fatto che adesso si vada a raccogliere in giro per il contesto generale una serie di elementi che, presi singolarmente qualche mese fa, non davano nessun significato al contesto, adesso raccogliendo e analiticamente e verificando la valenza di ciascuno di questi, si riesce a ricomporre un quadro d'insieme che è veramente catastrofico, nel senso del vecchio regime. Oramai tutto quello che era la struttura messa in atto dal potere sionista che voleva conquistare il mondo, perché tutte, anche il Fondo Monetario Internazionale, il WTO, eccetera, erano tutti strumenti messi lì, come detto te, per il controllo del territorio, ma per il controllo anche del sistema globale, perché quando tu passi attraverso, certo, un unico controllore che decide le regole del gioco e decide a chi fa vincere piuttosto che chi fa perdere, sei secondario, cioè non hai nessuna parte in causa, sei solo succube delle decisioni di altri. Invece A noi a questo momento non ci resta altro che aspettare e vedere gli eventi. Certo, no, è un momento di effervescenza, cioè c'è questa schiuma che sta montando e che creerà sicuramente dei rovesciamenti, creerà sicuramente delle alternative anche imprevedibili in questo momento, ma comunque ben venga. Va bene, certo. Il cambiamento. Qualunque cosa sia, sarà sicuramente migliore di questa situazione di crollo del sistema e di di putrefazione del sistema, dove tutto diventa marciume, dai rapporti personali ai rapporti industriali, non abbiamo più industria, non abbiamo più imprenditoria, cioè tutto questo è derivante dal progetto politico antico. Stiamo finalmente cambiando strada. Ecco, questa è la cosa importante da dire. Giorgio, io devo finire. Ci vediamo quanto prima. Sì. Per le nostre denunce. Ok? A proposito delle denunce, ieri
hai visto che c'è stata quella sentenza che dicevamo, e quella sentenza non è da escludere che non sia partorita anche da, dalle informazioni e dalle analisi che abbiamo fatto anche noi, Ma certamente, certamente, certo. Non è da escludere. Loro si tengono conto, di queste cose ne tengono conto. Certo. Siamo una minoranza, ma comunque una minoranza attiva. Si tratta sempre di trovare la strada giusta per colpire, certo. Per colpire il nemico. Certo. Giorno. Per colpire il nemico principale. Ti saluto. Ciao, buona serata, a domani. Altrettanto ciao. A te. Ciao. Ciao.